Allora, io c'ho, ho girato due bei pacchi da aprire con voi e un altro paio di cosette decisamente interessanti per questo spacchettamento a fumetti, che dovrebbe essere una buffata, ma è inutile che faccio una buffata prima di... puoi passare volendo, eh? No, c'è Anna che non vuol passare. Tanto non ti vedi. Prima di Lucca Comics mi sono arrivate delle cose che vi posso far vedere, altre cose ve le farò vedere nei prossimi giorni, e adesso ci andiamo a fare questa abbuffata spacchettata. E bentornati lettori, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita e qui parliamo di fumetti e di cose nerd. Ed oggi spacchettiamo queste due cosette. Aspettate che ve le faccio vedere. No, questa è un'altra cosa. Queste due cosette spacchettiamo. Questo si può togliere, non serve a niente. Pure questo non serve a niente. E non solo, non solo, perché avete già visto, perché mi sono sbagliato con la camera, ci godiamo un attimo questo cartonato che sarà presentato nel momento in cui io parlo, ma probabilmente già è stato presentato a Lucca Comics, di Tex Willer incontra Zagor. Finalmente, finalmente Bandera, l'incontro mitico avvenuto alla fine dell'anno scorso in, non ce l'ho lì, ce l'ho da un'altra parte, in Bonellide, in uno speciale di Tex Willer, tra appunto Tex e Zagor. Il giovane Tex Willer incontra uno Zagor abbastanza anzianotto già. In questo caso vediamo il cartonato fatto per l'occasione. Alla fine il volume è lo stesso, la storia è la stessa, c'è la copertina di Massimo Carnevale, il progetto grafico di Roberto Banfi, che è lo stesso che ha fatto questo. Grazie Robè. Il lettering del mio amico Luca Corda e ci sono una serie ovviamente di bei redazionali fatti ovviamente da chi li sa fare in Bonelli, e su questo loro sono dei maestri e sono cose veramente da apprezzare. E poi c'è la storia godibile con i disegni di Piccinelli in veramente grande grande formato. Non so se alla fine, senza spoilerare nulla, non so se alla fine, sì, ci stanno anche i character. Alla fine ci sono anche i character di Piccinelli. È decisamente, decisamente interessante come pubblicazione. 22 euro non costa poco, non costa poco, sinceramente, però è un volume che gli amanti di Tex e di Zagor vorranno sicuramente avere. La copertina di Carnevale è meravigliosa, veramente molto molto bella. Poi un'altra cosa che sicuramente vorrete avere a 19 euro, Memorie dall'Invisibile, Tiziano Sclavi e Giampiero Casertano riproposti in grande formato per uno dei Dylan Dog più belli di sempre. Questo qua è veramente una delle storie più belle di sempre di Dylan Dog, a detta di tutti, anche Casertano, che allora era abbastanza giovincello, anche questo qua impaginato da Roberto Banfi, ammette che un secondo Memoria dell'Invisibile sarebbe veramente difficile. Dove lo ammette? Lo ammette ovviamente alla fine. Aspettate. Non vi ho fatto vedere niente, ma sono un pirla, sono, mannaggia la miseria, non vi ho fatto vedere niente. Mi sono sbagliato, quindi Memoria dell'Invisibile, Giampiero Casertano, bello bello bello, una delle storie più... Vabbè, la smetto, eccolo qua, sempre belle vedere queste tavole in grande formato, anche se sono in bianco e nero, comunque i dettagli che ci mettono sti disegnatori, anche che ci mettevano allora sti disegnatori, è decisamente interessante. Qua lo dice di quando è la storia, perché io sinceramente non me lo ricordo di preciso, se lo dice qua, ah ok, dell'88, 19 aprile 1988, 34 anni fa. E vabbè. Io mi sa che me la so letta in originale, una cosa del genere. Vabbè, andiamo avanti. Non ti dice il numero di Dylan Dog, però. Alla fine, ovviamente, c'è una bella intervista. C'è una bella intervista proprio a Casertano.
che è molto molto interessante e che aiuta ad apprezzare il volume nella pienezza di sé. Quindi io vi dico, fateci un pensiero, cioè se amate questi cartonati di Dylan Dog, fateci un pensiero perché è una delle storie veramente imprescindibili di Dylan Dog, e conservata in questo modo è tutta un'altra cosa, sinceramente l'apprezzerete di più anche la lettura, ammetto. 22 euro su 22 euro, quindi poi fate voi. Oltretutto, lo trovate sicuramente lo trovate nello stand Bonelli se andate a Lucca, ma ovviamente non ci sarà Tiziano Sclavi e no, nemmeno Casertano per firmarlo, almeno credo che non ci sarà. Ma andiamo avanti e andiamo ad altre belle cose. Vediamo un po' che mi hanno mandato. Perché sono due cose che non mi aspettavo praticamente per niente. Questo qui, ho fatto vedere il mittente, quindi adesso lo devo togliere il mittente. Vabbè, lo toglierò. È aperto perché c'è qualcuno che l'ha voluto aprire, non si sa per quale motivo. Vediamo un po' che c'è qua dentro. Ops. Che bello. C'è qualcos'altro? Una caramella di Halloween. Che figa. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, ciao Luca. Prima di tutto, grazie per il tempo che mi stai dedicando. A prescindere dal fatto che il progetto possa piacerti o meno, e se vorrai parlarne. Quello che hai tra le mani è un numero speciale creato apposta per la promozione, ma di fatto è identico al numero 1 che riceveranno gli abbonati, fatta eccezione per gli episodi dei fumetti contenuti. Il target del progetto è abbastanza giovane, anche se poi i miei fumetti finiscono per leggere sempre più grandicelli. Sarei curioso di vedere come lo recepiscono i tuoi ragazzi. C'è molto testo e meno fumetto, ed è una cosa voluta a cui tengo molto. Mi ricorda molto i tempi degli almanacchi della paura di Dylan Dog. Una volta si leggeva di più. Eh sì, questo è vero, una volta si leggeva di più. Anche qui devo togliere sta roba. Ovviamente mi sono accertato che tutte le caramelle chewing gum che regalo nelle buste siano sempre senza glutine. Che grande Zed! Che bello! Vediamo. Oh, ma qua ci sono anche degli altri regali. C'è la spilla. Che bella la spilla, ve la faccio vedere qua che è più grande. Che bella la spilla e c'è la tessera, ma io non le apro queste cose. Dentro c'è una galantina, mi sa. Mi dispiace troppo aprirla, però ve la devo far vedere. Che devo fare? Ah, si apre così. Vediamo un po'. Quindi la spilla, bella, carina. Una Galaboom, una galantina senza glutine. E... Oh, che bello. La tessera di Bonnie Zend The Cavern. Bello. Vediamo il fumetto. Contiene un segnalibro e uno sticker. Ah, quindi è proprio una specie di rivista con più fumetti. Lui lo seguo su Instagram perché fa delle vignette molto molto interessanti e ovviamente si può seguire. Ah, ma c'è anche TikTok e YouTube, io questo non lo sapevo, e lo si può seguire anche su Patreon. Episodio 117, 177, 178, 179. È interessante. Come proprio una vera e propria rivista. Alla fine non c'è un'altra cosa alla fine. Ti odio tanto bene. No, è veramente sembra uno di quegli albi. Sembra proprio uno di quegli albi di una volta, che alla fine c'è tutta quanta la parte. Bella st'idea di mettere il coso così. Tutta quanta la parte degli arretrati, pubblicità e compagnia belle. 001, mazza, grazie. Qui ci sono tutti quanti i wallpaper che si possono usare, c'è l'oroscopo, sì, ci sono il true creepy, una risata vi seppellirà vivi, quindi le barzellette, il cruciverba,
interviste, è proprio una rivista horror fatta per i più piccoli però. Mi divertirò parecchio con questa cosa. Bisogna dirlo. Grazie, grazie mille Zed. Poi quando la leggo vi faccio sapere. Però io lui lo apprezzo già per quello che fa sui social, quindi scommetto che sarà figo. Andiamo avanti. Questo pacco è bello più pesantello e arriva da una casa editrice con la quale ho allacciato i rapporti da poco. Ma ho allacciato i rapporti grazie al fatto che ci siamo incontrati al Teramo Comics. E spero che ci vedremo anche a Lucca. Io già ho preso i loro riferimenti per incontrare a Lucca. Però mi hanno detto: ti mandiamo i volumi prima di Lucca. Così almeno quando vieni là ci facciamo semplicemente due chiacchiere. E non ti facciamo appesantire nulla, tanto ce li abbiamo. Vediamo che mi hanno mandato. Ah, ragazzi, Leviathan Labs, Massimo Rosi. Questo qua è Cotton Silk, bello il segnalibro. Guardate. Anche il mio è molto bello di segnalibro, però. No, bello il segnalibro di Cotton Silk, sì, veramente bello. Poi gli regalo il mio quando lo vado a trovare. Il quinto numero, finalmente, di The Barbarian King. Io The Barbarian King ce l'ho tutto in digitale, perché mazza quanto è paccuto. Bello grosso. Ah, stasera si va di lettura. No, non la posso leggere il quinto, perché io ce l'ho tutto in digitale. L'ho comprato un po' di tempo fa, agli sconti, perché ogni tanto Leviathan Labs fa degli sconti allucinanti. 1 euro, 1,99 euro, e ti danno praticamente tutte le uscite un po' più vecchiotte in PDF. Cioè, tu ti prendi il PDF e te lo leggi dove cavolo ti pare. E la cosa bella è che poi ti arriva anche un codice sconto del costo del volume digitale che tu gli presenti quando e se vuoi recuperare il volume cartaceo. Quindi c'hai il digitale, il cartaceo al costo del solo cartaceo. Eccezionale. Questo è il modo di trattare il fumetto digitale. Io devo possedere il fumetto digitale esattamente come ho la copia fisica del fumetto cartaceo. Non ne vedo la differenza. Sì, ma poi se lo copiano ci fanno le scan, ce le fanno uguale le scan se vogliono. Le scan se vogliono ce le fanno uguale. Quindi mettiamoci l'anima in pace. Comunque, torniamo a parlare di Valiant Labs. Numero 5, 15 euro, The Barbarian King, la storia di Massimo Rosi continua. Storia Massimo Rosi, Alessio Landi, sceneggiatura Massimo Rosi, disegni di Angelo Razzano, i colori di Alicia So. Soria o Soria, si inizia sempre con una mappa. Io non li apro mai tutti sti cosi perché mi fastidisce aprirli tutti, ma diciamo che questo è un bel prodotto. Ovviamente The Barbarian King è un libro su Conan il Barbaro, un fumetto su Conan il Barbaro, esattamente come ci sono tantissimi altri fumetti su Conan, fatti non in licenza, ma ambientati e creati su quello stile e su quella cifra fantasy. Questo è uno di quelli, è uno veramente ben riuscito. Vi dicevo, io ho letto soltanto il primo, poi purtroppo il digitale c'ha questo problema. Ti dimentichi di avercelo. Io ho la cartella con tutti quanti i prodotti di Leviathan Labs, ma mannaggia, non me lo so letto. Sto leggendo che questo numero si ricollega direttamente allo spin-off su Valeria, che io ho di là, che vi ho presentato già, che è lo spin-off appunto di The Barbarian King. Però a questo punto mi faccio una bella lettura di tutti quanti, ma tornati da Lucca, non prima. Bella però, bella pure la qualità, vedo. Le pagine di questi brossurati sono sempre molto molto pesanti, molto spesse, molto luminose. Interessante. E poi Buddies. Anche questo qua è un recupero che volevo leggere. Servire e proteggere è il loro motto, ma la coppia di poliziotti più famosa di New York condivide un segreto oscuro.
Beh, un prodotto Leviathan. Che cosa vuole essere? Scritto da José Luis Vidal, disegni di Francesco Asencio. Asencio, scusa. Scusa, Francesco. questo qui non lo conosco per niente. Sembra veramente Saskia Hatch, però molto, molto più incavolati. Bello, lo stile di disegno è interessante. Vediamo, lo leggo con voglia, perché è un poliziesco, ma un poliziesco molto dark. Questo qui costa 12 euro. E poi c'è il terzo numero di giallo, che è la rivista. Sul fumetto giallo, ma il fumetto giallo americano, non il giallo poliziesco nostro che conosciamo, sul fumetto giallo di Casa Leviathan. Ci sono tutta una serie di storie, noi ne abbiamo parlato, ho parlato anche con Giuseppe degli Audaci, insieme a Mario Moschera, abbiamo parlato appunto di queste storie degli Audaci, sì, degli Audaci, di giallo, abbiamo parlato di giallo come pubblicazione, una rivista molto interessante perché alcune storie sono più lunghe, alcune più corte, la classica rivista di questo tipo. Alla fine ci sono anche delle, ecco qui, di Mario Moschera, delle rubriche anche interessanti. Il quarto volume di giallo arriverà a dicembre 2022, ogni 3 mesi ne esce uno e ci sono anche dei begli articoli. Oddio, che bella questa. Wow, disegni Nikos Alteri. Wow, da vedere, interessante, interessante. Facciamo rivedere anche Zed in mezzo a queste cose. Che dire, ragazzi, io ovviamente vi invito ad andare sul canale a recuperarvi anche gli altri video, il video che ho fatto sui recuperi che farò a Lucca, e poi ci saranno, non so se sono già stati messi online perché sto facendo dei video che poi devo alternare, devo vedere se riesco a fare dei daily vlog, su tutti i prodotti usciti più importanti di Bonelli, quindi ci sarà Mr. Evidence, Eternity ed anche Simulacri. Ed anche simulacri. Ragazzi, questo è il quinto video che faccio, c'ho più voce praticamente. Ci vediamo domani per il solito prossimo video, o da Lucca o fumetti che usciranno a Lucca, ma saranno belli per tutti sicuramente, qui dallo studio, se non riesco a fare dei vlog. Comunque, teniamoci informati attraverso Instagram, Telegram o la community qua su YouTube. Noi ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere se qualcosa va colpito in particolare. Ciao belli!